Oh, ma qua sembriamo. Ciao. Ciao ragazzi, ma qua sembriamo due pensionati, veramente, qua assoluta, Non è possibile. I capelli bianchi da pensionati, come avete già visto, ce li ho già. Anch'io, guarda qua la mia grigiura qua. Vado in giro con lo zaino, non vado più in giro con la borsa. Esatto, siamo due turisti, sempre due turisti quasi viaggiatori. La meteo non è favorevole perché sempre va e viene. Con la maglietta dietro. Esatto, della salute? Della salute, sempre la maglietta della salute o della pelle, perché c'è chi la chiama anche maglietta della pelle. Compensa, abbiamo nascosto i bastoni da passeggio perché non mi sembra a caso, perché ancora tiene, funziona. Sì, non bastoni, dai, per il momento ancora no, non siamo ancora a quel punto. Esatto. Guarda. Mai dire mai, perché da oggi al domani le cose possono sempre cambiare, abbiamo visto. Beh, adesso ci troviamo qui in centro ad Aprica. Un bel parchetto giochi, c'è un bel mercatino dell'artigianato, ragazzi, c'è un pellettiere che fa delle borse fantastiche, veramente. Davvero? Sì, Piotti si chiama. Piotti? Piotti. Ve lo consiglio, se per caso passate da queste parti, i prezzi sono ovviamente un po' più cari, ma il prodotto è veramente eccellente. Made in Italy all'ennesima potenza, bisogna aiutare questa gente qua che porta avanti il nostro lavoro. Sì, ma è anche giusto. Ho visto qualcosa, c'è del cioccolato artigianale. Ci sono anche dei laboratori per i bimbi, cioè fanno dei laboratori di cioccolato dove portano da casa gli stampini che vogliono. E grembiulino, capellino e pennellino che fanno scoprire la storia del cioccolato. Interessante. E poi si portano un lavoretto a casa, interessante. Peccato che non abbiamo visto, non ho potuto far vedere a Cristina il resto del paese, perché c'ero stato qua 4 anni fa per la gara, Gavi e Mortirolo, che ci sono dei bei alberghetti, dei bei posti un pochino più in fondo. Semmai se ci riusciamo, dato che l'ultima tappa di questo primo pezzo di viaggio che stiamo facendo. L'altra parte non si sa dove si va, ma si andrà di l'altra parte, siamo andati prima a ovest, no, a est dai comunisti, mo andiamo dai socialisti, no, scusa, dai socialisti, dall'altra parte che c'è a destra? I fascisti? No, non fascisti, che dico? Medio fascisti. Medio fascisti. Cosa c'è? No, quella cosa lì, insomma, a destra. Ma no, destra, destra o sinistra? Prima ma chi se ne frega, ragazzi, tanto tutti stessi, alla fine la poltrona è sempre uguale. Eh sì, tanto ci balla sempre l'immagine, non so come mai. Esatto, qua vediamo un po' com'è. Non so che ora si partirà, 3 ore circa prevedo. Sì. E via, diamo una botta. Stiamo cercando di stancare un po' l'Adele. Per fortuna ci sono un po' di bimbi qua, più o meno della sua età, forse qualche annetto più grande e qualche annetto più piccoli, non pari pari. E abbiamo trovato adesso la nostra cara teleferica, che è quella che ci salva sempre, che ti costringe a correre un pochino avanti e indietro per esprimere più velocità. In questi 2 giorni diciamo che Adele è venuta una pigrite pazzesca. Stamattina, ragazzi, si è svegliata alle 11, cioè è andata a letto alle 10. Più. Mi veniva nausea a vederla dormire in quella maniera. Non so che cosa c'era. Ho dovuto utilizzare il mezzo che faceva mio papà, staccare la corrente per poter farmi alzare dalla televisione. Sì. Infatti lei, Cristina, mi ha dato il consenso, l'ha fatto senza metodo e dopo un po' si è lamentata, perché se andavamo col metodo normale si arrabbiava. Esatto. Adesso però la corrente l'abbiamo riaccesa? No, poi di tanto se mai vai a gas. No, è indipendente il frigorifero. Perfetto, no, tanto ci sono quelli spinaci da 4 giorni. Sì, beh, gli spinaci si congelano, non si sa, non ho più aperto. Comunque magari ci aiuterà con lo stomaco. Sì, sicuramente. Ma spensati un po', vuoi dire cosa è successo alla gamba o lasciamo correre? Ma non so se ho avuto io una visione stamattina, ma mi è sembrato di trovare un insetto che usciva dalla mia gamba. Una cosa extra aliena, Cioè, veramente, ragazzi, qua siamo a livelli dei parassiti, Sì. Attenzione agli acari, ai vermi, a quello che si mangia. E cosa volete dire? Le zecche no, perché non c'entrano niente le zecche. Anche se siamo stati luoghi montani, però non so se è possibile. Non so se è possibile questa cosa. Comunque la gamba mi si è indurita, speriamo di non perdere la gamba, ecco. E vediamo un po' che cosa succede. È un soggetto alato. Era un soggetto alato, era tipo una formica con le ali chiuse che si stava per aprire.
non vediamo, so se stavo sognando, comunque io ero fuori a fare manutenzione. È anche vero che stavo sopra il fornello, non so se il gas era acceso o spento, perché se stava andando il gas magari qualche allucinazione. Infatti comunque alla fine tenetevi collegati alla mia pagina, a YouTube, e vedremo nuove informazioni, dove andremo, cosa faremo. Comunque per la mountain bike, sci, passeggiate, aprica va bene. Esatto, per la mia gamba vi farò sapere quale farfallina uscirà nei prossimi giorni. Ciao! Ciao!